Ciao ragazzi, piccola intro a schermo nero prima di iniziare con il video. Volevo semplicemente dirvi che registrare questo video è stato un inferno perché ho avuto un sacco di problemi tecnici e quindi se notate un qualsiasi difetto a livello audio, video, qualsiasi altra cosa, sappiate che io ci ho messo tutto l'impegno possibile per realizzarlo al meglio della qualità. Detto ciò, io vi lascio subito al video perché è davvero fantastico. Buona visione, ragazzi. Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo primissimo episodio di Concept Analysis. Come vi ho già annunciato, la serie si strutturerà in questo modo. Andremo a prendere un Pokémon molto particolare e andremo ad estrapolarne un concept o comunque un significato dietro il design e dietro l'ispirazione che per l'appunto l'ha ispirato, cercando di dargli uno spunto perlomeno interessante e soprattutto uno spunto che vada ad osservare il Pokémon da un'altra prospettiva. Come vi avevo già annunciato, il primo episodio, e come avrete sicuramente visto dal titolo, è dedicato a Delmise e quindi signori miei, via con la sigla! Ora, per capire bene di quello che stiamo parlando, occorre inquadrare bene Delmise come Pokémon. Il design effettivo del Pokémon è formato da un'ancora ed un timone di un relitto che sono tenuti insieme da quest'alga, che in buona sostanza è aggrovigliata attorno a questi due oggetti e che è importantissimo specificarlo, è il Pokémon effettivo. Quando il leaker di Delmise lo presentò al grande pubblico, uno degli elementi, anzi probabilmente l'elemento che fece più scalpore per quanto riguarda questo Pokémon fu il tipo, che come ben saprete si tratta del tipo Spettro Erba, un tipo molto particolare per un Pokémon che ha dei legami così forti con il mondo marino e di conseguenza dell'acqua. Per l'appunto all'epoca ci si chiedeva come un Pokémon con un design così legato all'acqua potesse non possedere il tipo acqua e invece possedere il tipo spettro, che è addirittura il primo tipo di questo Pokémon. Ovviamente il tipo acqua avrebbe comunque avuto senso all'interno del concept di Delmise, ma avrebbe privato il Pokémon di quell'aura particolarmente profonda che vi andrò a spiegare in questo video e avrebbe probabilmente reso Delmise stesso un Pokémon banale e passato totalmente inosservato all'interno della settima generazione. La spiegazione del tipo di Delmise ci viene data in particolare dal Pokédex, come spesso accade, in cui ci viene detto che Delmise, ossia l'alga che è effettivamente il Pokémon, non è altro che un'alga che è morta a seguito dei flussi marini che l'hanno portata di qua e di là e che è rinata in questa particolare forma. Il fatto che il Pokémon sia uno spirito di un'alga e non un'alga effettiva nella sua prima vita, così potremmo dire, specifica il motivo per il quale il Pokémon possiede il tipo spettro piuttosto che un più banale tipo acqua. Ovviamente, ma non ve lo so neanche dire, il tipo erba è giustificato perché Delmise è un'alga e le alghe sono piante, ma la descrizione del Pokédex in realtà ci dà un altro aspetto molto particolare sul quale si baserà l'analisi del concept di Delmise in questo video. Delmise, come abbastanza intuibile, ha un'ispirazione generale alle navi pirata fantasma, ma in realtà vediamo come il Pokémon si differenzi e si separi in maniera sostanziale dalla sua originale ispirazione, sia come design sia come caratteristiche generali. Personalmente trovo nel concept di Delmise qualcosa di molto più profondo che della semplice ispirazione alla nave fantasma, e in questo video ve ne andrò a parlare. So che questa cosa che sto per dirvi sembra strana e frutto della mente di un pazzo, ed effettivamente un pochino così è, ma vi invito ad immedesimarvi in un'alga che è stata sbattuta di qua e di là dalle correnti marine senza possibilità di resistervi, che è stata sradicata dalla sua radice e che ad una certa arriva su una spiaggia, muore perché non ci sono i nutrienti e perché non ha più la radice, rinasce improvvisamente grazie al misterioso mondo dei Pokémon in cui i cani possono lanciare fiamme ed improvvisamente si ritrova a vivere una seconda vita dopo essere morta. In queste particolari condizioni, una volta rinati, voi generalmente che cosa cerchereste di fare o che cosa cerchereste di impedire che accada? Per cercare di vivere, la cosa più normale da fare in questi casi, a mio avviso, sarebbe cercare di non morire esattamente come la volta precedente. È logico che per contrastare la causa della morte che ha portato Delmise al decesso, questo Pokémon debba trovare un modo di essere per prima cosa stabile e poi riuscire anche a controllarsi senza essere in balia continua dei flussi marini che hanno portato alla sua morte e allo sradicamento delle sue radici. Ed è per questo che Delmise, cercando di sopravvivere in questa sua seconda vita e di non fare la fine che ha fatto nella prima, si lega per prima cosa a un'ancora per poter essere stabile all'interno del mare, senza essere scaraventato di qua e di là dai flussi marini, come succede sempre con le alghe e lo vediamo nelle spiagge che sono piene zeppe di alghe, e in secondo luogo cerchi di legarsi anche a un timone per non solo essere stabile in un punto fermo, ma poter addirittura controllare se stesso e poter navigare in un mare anche turbolento e pieno di correnti.
Ma tralasciando la storia romanzata che vi ho appena fatto di un'ipotetica seconda vita di Delmise, trovo che il concept sia davvero interessante e soprattutto lodevole per due aspetti principali. La prima è l'unione tra due elementi opposti quale l'alga, ossia un elemento molto fragile e un elemento che è in balia delle onde del mare, e l'opposto dell'alga stessa che invece è l'ancora e il timone, che sono per definizione stabili e in grado di controllare qualcosa. La ricerca dell'unione di questi due elementi è raffinatissima perché non solo li va a prendere in maniera perfetta, ma li va a prendere anche nello stesso campo semantico della vita di mare. Il secondo motivo per cui in realtà apprezzo molto questo concept è più un fattore morale. Diciamocelo, Game Freak avrebbe potuto fare un Pokémon alga secondario senza nessuna caratterizzazione, nessuno avrebbe detto nulla, potevano fare un Pokémon molto semplice di cui nessuno si sarebbe ricordato. E invece, proprio grazie a questa peculiarità di Delmise e a questa ricercatezza incredibilmente raffinata del suo design, che oggi siamo qui a parlare di un concept veramente originale e non di un Pokémon banale in una delle top di Luke dei Pokémon che non dovrebbero esistere. Con Delmise, Game Freak ci ha regalato letteralmente, senza un particolare bisogno, un Pokémon che è veramente profondo dal punto di vista del concept e anche dell'ispirazione, e per questo motivo trovo che Game Freak sia davvero degna di una particolare lode su questo Pokémon. In conclusione del video, io che cosa ci vedo effettivamente in Delmise? Ci vedo una lotta alla fragilità e un inno alla lotta alla fragilità. Non solo ovviamente dell'alga, che è ovviamente abbastanza banale, ma estendendo il concetto anche della fragilità dell'uomo che si trova in balia delle correnti della vita. Delmise ci vuole insegnare, leggendo tra le righe del suo concept, che la fragilità anche nella vita non si dovrebbe combattere cercando da soli di sopperire alle proprie mancanze, ma legandosi a qualcosa o qualcuno che è in grado di fornirci una stabilità e che è anche in grado di permetterci di assumere il controllo delle nostre azioni e delle direzioni che la nostra vita prende. L'insegnamento che porta Delmise è che la vita non si affronta mai da lupi solitari, ma che è sempre necessario trovare qualcuno con il quale condividerla e che ci permetta di andare oltre i nostri limiti, che nel caso di Delmise sono la fragilità. Bene, il video può essere concluso qua. Io spero che vi abbia fatto rivalutare anche il Pokémon nel caso non lo abbiate mai apprezzato, e spero di avervelo fatto vedere sotto un'altra veste. Vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, un commento e un'iscrizione al canale. In particolare vi suggerisco molto il commento, perché ho in mente di fare delle live su Twitch, qualora la connessione me lo permettesse, in cui andremo a commentare i commenti in live migliori del video e le osservazioni più interessanti che voi abbiate fatto. Ovviamente vi invito anche a passare dai social proprio per questo motivo, sia Twitch che Instagram che tutti gli altri, ma in particolare questi due che sono i più recenti e quelli su cui sono più attivo. Vi invito a premere anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed del canale, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.